Signore e signori, bentrovati, bentrovati con Bolaffi. Un saluto da Alessandro Gia, soprattutto da tutto lo staff Bolaffi, non inquadrato in questo momento, ma indispensabile per il buon andamento delle nostre trasmissioni. Partendo dai nostri tecnici che sono Enrico e ehm, Alberto. <ride> Cristina Centralino, e poi, signori, e ringraziamo Erika, ovviamente, che è parte integrante e fondamentale di questa nostra eh, trasmissione come scaletta preparazione diciamo logistica, Lorenzo ed Elena saranno con voi dalle ore 21 inserirete in mia compagnia fino alle ore 21 quindi una bella diciamo maratona come ogni lunedì peraltro rigorosamente in diretta legata alla lumismatica dove domani invece ci sarà anche Massimiliano in mia compagnia per quanto concerne la filateria del martedì allora non si sono ancora spenti gli echi eh, di diverse eh, realtà presentate, monete presentate, e Franco Bolli nei giorni scorsi, Marenghi e poi ancora Vittorio le terze, e poi ancora il famoso volo. Sai che eh, è un pochino arricciata lì, Alberto? Puoi dare una mano? Non vorrei che nella telecamera risultasse non a posto, scusate, piccoli apprezzamenti tecnici. Ma ehm, il famoso volo eh, Torino-Roma, e primo e secondo esperimento di posta aerea. Eh, decisamente importante per quanto concerne la filatelia. Questo è stato poi il nostro appuntamento del weekend con queste eh, diciamo anche ricorrenze come ad esempio il Penny Black. E Abbiamo inserito anche alcuni momenti filatelici nella domenica, cioè nella giornata di ieri. Grazie quindi a chi ha chiamato in mattinata eh, per ulteriori conferme o ulteriori approfondimenti. Avete infatti quattro modi per poter comunicare con noi, uno è il centralino, parliamo attraverso la televisione, uno è il centralino 346 finale in diretta e poi eh, 090 sia sms che whatsapp se volete scriverci, e però attenzione quel tv chiocciolabolaffi.it può servirvi per suggerimenti, stanno già cominciando ad approfittare alcuni telespettatori, suggerimenti, informazioni, eh, richieste e ovviamente nell'ambito televisivo, quindi prego... Se avete valutazioni da fare, se avete trovato monete incredibili o banconote incredibili in casa vostra, volete sapere quanto costano, vi daremo un numero di riferimento differente o una mail differente, perché questa è proprio dedicata proprio all'ambito televisivo. Altro sistema è quello, ovviamente, dei nostri negozi, quindi poter scegliere, confermare e chiedere di ritirare se vi è comodo in centro città di Torino, di Milano, di Verona e di Roma dove noi potremo mandare le vostre conferme insieme a tanti altri prodotti che potrete apprezzare, cataloghi, eh, filatelia, numismatica, appunto in queste sedi ormai storiche della Bolaffi. Altra possibilità, ricordiamo sempre, è quella della conferma in visione, cioè sempre, ogni vostra conferma in visione saremo noi a portare eh, ciò che avete scelto, la collezione, la moneta, il francobollo a casa vostra dove ci indicherete e a quel punto lo valuterete, vedrete se è di vostro gradimento, se eh, l'impatto visivo sarà uguale o superiore a quello televisivo. State certi, e così quando avrete tra le mani la moneta o di fronte a voi fisicamente si apprezzerà ancora di più e potrete decidere l'acquisto o meno, in caso di acquisto pagamenti nazionati, quanto mai possibili. Eh, quindi ci siamo, partiamo subito con una carellata, l'abbiamo qua in primo piano, andiamo a leggere quelle che sono state anche in alcuni casi delle intenzioni che poi avete manifestato dopo aver visto un breve accenno anche nella giornata di ieri, nello specifico, esatto, una monetazione greca importante storicamente, che di volta in volta riusciamo a presentarvi, ma sempre su contenutissimi. Eh, in questo caso, ad esempio, abbiamo due monete greche, stiamo parlando ovviamente dell'antica Grecia, dove sono le divinità le protagoniste eh, su, in queste, su queste monete. Persefone, eh, che vivrà fra ehm, il, la terra e diciamo l'interno della terra, no? le stagioni a lei eh, dedicate, il cambiamento di stagione, il fatto stesso di vivere. Eh, i diversi mesi dell'anno, anzi essere lei stessa col suo spostamento, col suo movimento a eh, fare... Eh, cambiare le stagioni. E poi Ares e eh, Marte, del Dio della guerra. e la prima a sinistra un argento, il bronzo che vediamo è quello di Ares. Siamo al 280 circa avanti Cristo, mentre addirittura siamo al 300 avanti Cristo per quanto riguarda il tetradramma di Persephone, l'argento che stiamo vedendo a sinistra. Altra, ehm, anzi la panoramica che andiamo a vedere eh, analizza due aspetti, abbiamo monete anche romane, ad esempio due importanti eh, soli di Teodosio e di Valentiniano, cenno, ma poi li andremo a presentare, mentre abbiamo... Eh, Altre... Oh mamma mia, questa la voglio appena appena raddrizzare perché il volto del Papa che guarda verso il basso non mi piace tanto, eccola qua meglio leggibile, come vedete siamo assolutamente in diretta e abbiamo con più undicesimo. Le due uniche monete d'oro, che Re primo e secondo tipo, e attenzione: abbiamo l'unica emissione di Papa Giovanni XXIII, quella chiamata Stemma, il 100 lire d'oro sulla destra del vostro teleschermo, che è quello di Papa Giovanni XXIII. Poi altra, altro saggio e altra carrellata abbiamo i Marenghi, ehm, come non ricordarli quando possibile. Marengo di Marengo, Carlo Felice, Carlo Alberto, eh, Regno di Sardegna con Vittorio del II, Regno di Sardegna con Vittorio Molle II, ma attenzione all'ultimo anche come anno rispetto ai precedenti. E quindi ci ricolleghiamo un po' al tema del Vaticano, città del Vaticano, in questo caso dobbiamo parlare però ancora di Stato pontificio, Pio IX. Quindi un importante Pio IX che è ehm, dedicato espressamente a chi? Alla doppia collezione, chi colleziona i papi e chi colleziona i marenghi. Perché qui abbiamo un bel 40%, siamo sotto i 1000 euro, se vuoi inquadrarlo un attimo ti prego. Eh, esatto a destra del nostro e eh, me lo puoi inquadrare da solo se è possibile l'ultima moneta eh? grazie alberto eccolo qui perché voglio segnalare perché attenzione con un 40% di qualità siamo sotto i 1000 euro ora immaginare ad esempio quella scelta e avevi fatto una giusta inquadratura, ma io ti ho chiesto solo un attimo di vedere da sola questa, quindi grazie Alberto, mi puoi aprire nuovamente la telecamera e mostrare tutti e tre? Perché questa sarebbe una soluzione interessante perché abbiamo la formazione del Regno d'Italia, ancora con il Regno di Sardegna, lo Stato Pontificio che a quel punto dovrà abdicare alla Lira, 20 di Remarengo, e il Collo Corto, quella centrale di Vittorio Manuel II, appunto dopo l'Unità d'Italia. Potrebbe essere interessante valutare l'insieme di questa proposta perché si arriva veramente a, una, eh, a un dono, il famoso scrigno che accompagna Marenghi, ma a qualcosa veramente di, di importante anche proprio eh, riguardo alla storia e alla tradizione d'Italia. Quindi, eh, andremo a dettagliarne il prezzo di tutte e tre le monete. Ma una sola chiamata per il Pio Nono, una sola chiamata per la proposta numero 37 del 1866, 40%. Poi lo vedremo sotto ancora miglior luce, più ingrandito ancora. Cioè quindi eh, vedrete la qualità espressa anche attraverso l'ingrandimento televisivo a 985 euro. Dopo, sì, ma adesso siamo in carrellata, quindi. Lo, lo segnalo, 985 euro per la proposta numero 37 è la giusta qualità, la giusta media eh, che dice ma guarda, così non spendo troppo eh, ho qualcosa però di interessante e di importante eh, e non è certamente una bassa qualità possiamo scrivere numero 37 ehm, Enrico riguarda ovviamente, diamo anche tempo ovviamente alla nostra telecamera di centrare da sola questa immagine perché stanno arrivando già messaggi che chiedono informazioni relativamente a questa unica chiamata eccola qua 985 euro 1866 andiamo anche a mostrare il rovescio anche così poi ripeto lo vedremo all'interno di spazi ancora più eh, magari più adeguati sì. Sì, 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 aspettiamo proprio un attimo che si possa meglio apprezzare. Certificato di qualità Bolaffi che, dobbiamo dire, a tutti gli effetti fa assolutamente la differenza. Posso? Sì, sì, ma volevo solo poi mostrarvi ancora un'altra importante scelta. Eccolo qua. Benissimo, il valore così espresso, il 20 lire, vedete l'hanno indicato, è il valore è Stato Pontificio, l'unico marengo dello Stato Pontificio. Nella costante richiesta di marenghi, e che avete anche portato in essere in queste ultime trasmissioni, che avete scelto anche in queste ultime trasmissioni, vi invito fortemente a poter approfittare di questo prezzo, di questa qualità. Molte volte il nostro pubblico cerca la giusta qualità media, media non significa certo mediocre, eh, dove poter anche un attimo diciamo, proprio risparmiare su quello che sono dei prezzi su qualità superiore. Non siamo qua a dire non prendete le cose di qualità superiore, state di conservazione al 50-60%, ci mancherebbe. Però il 40% è veramente la virtù che sta nel mezzo. Sia come prezzo sia come qualità, quindi può essere veramente una valutazione importante. C'è chi fa collezione dicendo: Io scelgo tutte le monete più o meno a pari qualità, 40, 45, va benissimo, così rimane coerente proprio la buona scelta che vado a fare nel tempo. Facciamo un piccolo salto però alla monetazione romana, anche perché accennarlo senza poi vederlo non, non mi piace molto. Preferisco lo possiate vedere. E allora andiamo sia con Teodosio che con Valentiniano. Andiamo ai costumi del momento storico, andiamo ai costumi, meglio all'importanza di Roma che guarda verso Bisanzio. E infatti eh, già quelli che sono i diversi aspetti della dell conciatura, eh, della veste stessa, ci rimandano eh, beh, a, a secoli. Eh, come ad esempio il quarto, eh, quarto secolo d.C., 365 circa, circa vi per l'anno esatto, eh, per Valentiniano chiaramente d.C. e il Teodosio eh, che eh, ci porta al 380 circa d.C. Quindi abbiamo due importanti solidus solidi, eh, Valentiniano e Teodosio. Benissimo, allora andiamo intanto. I marenghi li abbiamo intravisti, andiamo anche alle vostre diverse richieste. Qui c'è il volume e l'album dei marenghi. Devo spostare un po' a sinistra, immagino eh, prima che me lo dica Enrico. Perfetto, sono ben centrato. Fra i due teleschermi. Qui abbiamo il volume dei marenghi che potrà essere eh, scelto in abbinamento alla vostra all'acquisizione almeno di due marenghi, ma ci sono qualche eccezione. Eh, ad esempio, per il Marengo di Marengo, Scrigno viene ovviamente offerto volume album che adesso eh, vedete chiuso. Ma che eh, sarà mia cura potervi mostrare non solo su richiesta, anche proprio nell'ambito della nostra presentazione. Allora, signori, partiamo un attimo e guardate qui cosa troviamo. Eh, le inquadriamo in questo punto. Così facciamo una bianco di bianco vestite. Eh. Due, questa che ha riferimento al mondo della Città del Vaticano. E tre, quindi tre collezioni dedicate alle monete della Città del Vaticano, che si dividono non tanto per decenni, quanto un po' come accade ad esempio anche nel mondo americano della filatelia, queste sono monete per pontificati. Abbiamo quindi la possibilità e la divisione per eh, pontificati e quindi un invito a immaginare cosa. Perché esordiamo in questo modo? Perché vogliamo segnalare l'importanza e il riscontro costante delle giuste, corrette, autentiche, non monete che in realtà sono medaglie, sono state riconiate successivamente, ma delle autentiche, dell'autentico mondo di tre papi. Abbiamo visto Pio IX, parleremo di Pio XI, il papa eh, fondamentale proprio della, per la conciliazione, eh, parleremo di Giovanni XXIII, eh, beatificato e santo, parleremo, signori, di eh, Paolo VI. Quindi eh, abbiamo veramente qualcosa di molto molto importante. Nello stesso tempo, prima di andare a, a scegliere o cercare, vediamo anche un attimo le eh, altre eh, monete di un altro Papa, quindi guardate che ampia eh, soluzione, che ampia possibilità vogliamo offrirvi perché abbiamo, non lo nego, eh, tra le più richieste in assoluto perché abbiamo per Papa Francesco il 20 euro Giulio, Papa Giulio, eh, una commemorazione cioè legato a una figura storica così importante del 2013, il 10 euro battesimo del 2014, il 20 euro Michelangelo del 2014, il 10 euro battesimo del 2015 del 2015 grazie a lei grazie buonasera, buonasera. allora signori siamo quindi davanti alle, a, a questo importante evento attenzione perché evento perché? perché si tratta anche per la monetizzazione del 2015 non di eh, rima, monete che potete trovare con facilità Andandoci, guarda, vado a Roma, mi muovo, sono di Roma, vado a vedere. Entro nel eh, supero quel confine non solo virtuale eh, della Città del Vaticano. Entro all'interno delle sue mura, all'interno del suo, chiedo, vado a vedere, cerco, non le trovate, signori, non le trovate. Tra l'altro abbiamo una possibilità straordinaria. Legata a due monete, quelle del battesimo, che sono anche per facilità di prezzo, passatemelo per carità, fior di conio, monete molto, molto importanti, però che troviamo con una cifra assolutamente contenuta, nonostante il loro apprezzamento. E qui non si tratta di parlare di pesi, eh, ma di quanto peso d'oro, ma di qualità d'oro: 917 millesimi, di fondo specchio. Adesso io sai cosa faccio caro, eh, caro Alberto se è possibile con la telecamera? Io voglio un attimo offrirvi questa possibilità, guardate, uno e due. Li vediamo insieme, li posso mettere avanti, creano problemi, con i loro certificati che ci indicano esattamente... 100% di qualità, forse sto un pochino oscurando gli altri, ma non importa perché voglio invitarvi a scegliere esattamente questa proposta, a scegliere perfettamente la proposta che riguarda entrambi, perché averne due e immaginando, cosa che hanno chiesto molto, di fare un dono importante, ora ci viene spontaneo dire, guardate che abbiamo eh, le ricorrenze in, in, in aprile, furono in maggio, anche in giugno. No? Ci sono le ricorrenze importanti. Questi sono due regali straordinari. Straordinari. Tra l'altro, unite con doppio certificato d'autentica, vedete, governatorato Città del Vaticano e eh, Bolaffi. Unite veramente eh, questa ottima possibilità di scelta. Ma ottima veramente. Allora io posso, faccio un'eccezione, mi prendo questa responsabilità, signori. Attenzione Cristina, mi prendo questa responsabilità. Abbiamo il Papa Francesco 10 euro battesimo del 2014 e abbiamo il Papa Francesco 10 euro battesimo del 2015. Attenzione Enrico perché esclusiva TV a 990 dai voglio una sola chiamata cioè, ma 990 psicologia a 990 euro ah mi sembra no, ah, guarda che sistema di psicologico no no significa che vi do una chiamata e vi do entrambe potete scegliere singolarmente, è una leggera carezza che vi sto facendo, eh? io posso darvi prezzi singoli, dovrei dire, ah, vi sto facendo uno sconto incredibile, in realtà lo sto facendo, limando ciò che non andrebbe limato, veramente come un invito, bravissimo Enrico, di questa esplorativa tv che è soltanto per oggi, soltanto per oggi. Possiamo ingrandire e andare a vedere adesso il fondo ehm, specchio, il 917 millesimi monete che hanno la loro bellezza e che, attenzione, vi risulteranno forse non tanto tanto leggibili perché sono protette all'interno di quella capsula, il volto frontale di Cristo e l'immagine figlio del battesimo stesso eh, che riguarda i 10 euro. Chiaramente 10 euro non è un valore, Dice, costeranno così? No, avranno quel valore no è un valore nominale, è un valore di facciale, diciamo così, ma già non è mai stato proposta 10 euro, né mai lo sarà. Quindi, città del Vaticano, monetazione ufficiale 917 millesimi, uno del 2014 e l'altro del 2015, a 9,90. Posso darvi anche singolarmente la richiesta? Singolarmente. Non posso garantire, eh, anzi no, ne, ne sacrifico uno soltanto, uno, una coppia soltanto, mi prendo questo diritto nel farlo eh, e è un, veramente è un piccolo gesto, ma l'importante è che già il prezzo a monte è un prezzo assolutamente calmirato, assolutamente contenuto. Non si, andrebbe, non si potrebbe scontare nemmeno di 10 euro, tanto per rimanere. Qual è lo sconto? Ve lo dico io, signori: vi sto scontando 10 euro di uno e 10 euro dell'altro, eh, vi tolgo 20 euro. Ah, mamma mia, hai fatto un grande sforzo, Alessandro. Signori, assolutamente sì. ...assolutamente un grande sforzo... Le vediamo un attimo singolarmente... ...vi do ovviamente il prezzo singolo... ...così abbiamo anche un numero di riferimento... ...però se volete chiedere il super lotto speciale... ...tra l'altro delle due monete del battesimo... ...che proprio in questi due anni... ...hanno avuto tale sviluppo... ...2014 e 2015... ...con questo valore... ...che permette di dire... ...guarda è un regalo importante... ...c'è il mio figlioccio che fa la, la cresima... ...o la comunione... Eh, sono padrino di, eh, testimone di, eh, è un regalo che farò, a, a nasce, poi vabbè, nascita e battesimo a tutti gli effetti, eh, beh, dipende dal momento dell'anno, però se veramente siete padrini o madrine di un simile bellissimo momento, no? la nascita di un nipotino, la nascita, ma, ma questa veramente, guarda, eh, faccio un qualcosa di cui mi saranno non solo grati sempre ma che rimarrà veramente come, come ricordo allora vediamo singolarmente così mostro anche dritto il rovescio di entrambe attenzione togliamo magari ti prego esclusiva tv ma in realtà potrebbe rimanere togliamolo solo per far leggere meglio le monete perché il problema è trovarle il problema è trovarle allora i 10 euro che stiamo vedendo sono quelli del, ehm, appunto di Papa Francesco del 2014. Vedete sul certificato l'indicazione 100% che è la qualità? Il volto di Papa Francesco che ha chiesto e chiaramente ottenuto di non essere più presente sulla recente monetazione lo rende ancora più interessante. Posso? Benissimo. Sì o no? È indifferita? Cioè abbiamo il fermo immagine? No. Ah, ok. La giro in diretta, dai, la giro in diretta che è bellissimo. La giro in diretta che è bellissimo, hai ragione. Guarda bravissimo, in diretta che mi piace giustamente e quello che chiedo con frequenza la moneta è leggermente abbassata sul nostro espositore quindi guarda, la voglio leggermente alzare ah scusami, eh. la voglio leggermente alzare in modo che si apprezzi al meglio eccola qua, direi che si vede abbastanza bene eh, ma mai come quando la valuterete di persona per il 2014 per il 2014 la richiesta attenzione signori del battesimo è di 510 euro va bene? ecco perché vi ho detto vi tolgo quei 10 e 10 che è il valore che rappresenta la moneta come, eh, come indicazione sulla moneta fondo specchio l'abbiamo detto fior di conio 100% 5 e 10 stiamo vedendo in dritto e il rovescio della stessa moneta è il gesto proprio del battista eh, che eh, versa L'acqua che cancella il peccato originale eh, su questa importante moneta, su questo importante oro della Città del Vaticano, oro di Papa Francesco. L'altra che andiamo a vedere, la vediamo sulla eh, destra, ma adesso andiamo a inquadrare, cambia anche il colore del cofanetto perché secondo gli anni cambia il colore del cofanetto. E quella appunto di destra, perfetto, eccola qui, e sul eh, dritto, perché si tratta sempre del dritto il volto del Papa, anche se eh, potremmo dire eh, l'importanza di ciò che viene rappresentato, troviamo altra immagine sorridente di Papa Francesco. Questa per chi la desidera da solo è eh, la proposta numero 44 i 10 euro battesimo del 2015 100% di qualità a 500 euro 500 euro quindi eh, i, eh, i 9,90 anziché i, eh, i 1010 ripeto spero siano apprezzati probabilmente magari non sarà questo che vi muoverà cioè guarda talmente alto lo sconto che le compri anche se non me ne interessa nulla eh, di, di, di quello per avere per, per tesaurizzare, eh? magari non sarà questo incentivo, ma io spero venga preso come un gesto: come un gesto per poter apprezzare quelle che sono in assoluto le monete più richieste. Papa Francesco, e sapete, immaginate perché eh? il suo carisma, la sua, eh, la sua universalità, il suo apprezzamento globale e il 10. Euro battesimo, che come giunge viene confermato, quando lo abbiamo, non presentiamo, non lo riportiamo mai. Sì, lo portiamo a casa, nel senso, del sto cavò, poi lo portiamo a casa vostra. Non ha mai, intanto, eh, di qui a fine trasmissione vediamo, o una sola chiamata, vediamo quello che accade. Ma non l'abbiamo mai ritirato, oppure è stato confermato subito nell'immediato della trasmissione. Ma soprattutto. Eh, io non mi ricordo di nessuno che una volta confermato abbia detto ma sai ci sto ripensando, ecco, anzi molte volte quando si portano a casa si dice ma ce n'è uno in più, ne avete uno in più perché magari faccio veramente un regalo importante o l'ho scelto per questo e me le tengo io, l'altra moneta me la tengo io. Eh, effettivamente è proprio questo il senso eh, delle cose che vogliamo un po' comunicarvi. Poi attenzione, mentre voglio anche indicarvi la numerazione, o meglio voglio indicarvi la quantità, abbiamo già detto 917 millesimi, 4.000 esemplari nel 2014, ma non è passato un anno che erano già tutti collocati. Eh, collocati con prenotazioni diciamo autorevoli, accreditate nel mondo, e Bolaffi riesce, perché se permettete un po' eh, non poco, credito eh, lo abbiamo, a darvi adesso, oggi, questa chance, questa possibilità. Ecco perché la mia eh, diciamo, insistenza, la mia continuità nell'intenzione di presentare è far sì che non vi sfuggano. Questo è... La prima cosa in assoluto. Chi ha scelto ad esempio anche il battesimo recentemente, ne abbiamo avute alcune, poche peraltro, del 2015, ha davanti agli occhi, eccolo qua, eh, ha davanti agli occhi questa possibilità di scelta adesso dicendo guarda prendo il 2014, prendo il 2014, esattamente questo. Bene signori, allora mi richiamino all'ordine di presentazione, io adesso devo procedere, facendovi vedere in carrellata eh, le altre due monete che abbiamo disponibili, le abbiamo soltanto accennate, le vediamo un pochino più da vicino magari. Partiamo proprio dalla proposta dedicata a Giulio II, eh, al Papa Giulio II che ci porta nel Uh, 2013, primo anno di monetazione di Papa Francesco, primo anno di monetazione anche perché è l'anno di passaggio, no? di transizione e per il, il 20 euro chiaramente più grande eh, dei precedenti, per il 20 euro eh, di eh, Papa Giulio abbiamo 1350 euro di richiesta. Giulio II, favolosa, eh? Fabolosa. Anche qui voglio mostrarvi beh, il certificato fior di conio, ma soprattutto voglio mostrarvi il volto di Papa Francesco. Ci prendano veramente in parola, signori. Il volto di Papa Francesco lo vediamo sulla, sulle, sui dieci, qui vediamo il famoso stemma, quindi scusate il volto, volevo dire la parte dedicata al Papa. L'importanza dello stemma, signori, è quello che invece andrà ad, eh, probabilmente a rappresentarsi anche nelle monetazioni successive al 2015, eh, quando appunto chiederà di non avere più la sua rappresentazione sulla moneta d'oro. Eh, in, in una giustissima e coerente scelta fatta da, 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 da un eh, diciamo da un tratto di umiltà che lo contraddistingue. Eh. Questo non significa che le monete non vengano emesse, non siano valide, non siano regolari, non portino tracce ed esperienza proprio del suo, eh, della sua presenza. Eh, questo è importante. Richiesta: ricordiamolo ancora e ecco, lo vediamo 1350 euro per la numero 41, anche qua doppio certificato, e poi andiamo a vedere il momento in cui il Michelangelo forgia, eh, prepara da una grezza massa di, di, di marmo, eh prepara, scolpisce letteralmente il volto della Vergine, altrettanto importante e valida monetazione. L'interno della capsula, vedete la capsula è collocata all'interno, scusate, la moneta è collocata all'interno di questa capsula che protegge la qualità della moneta stessa, perché si parla di fior di conio, e quindi si parla proprio di questa specifica importanza. Eh? Allora, 20 euro, attenzione come anno siamo, eh, come anno siamo al eh, 2014, quindi sarebbe bello anche poterlo collegare a quella proposta eh, del battesimo. E attenzione, con il 20 euro Michelangelo la richiesta è di soltanto 950 euro. 950 euro eh, io faccio ehm, voi lo vediamo vediamo scusate anche il diritto della moneta poi eh, chiederò a Enrico la possibilità di vedere magari 2014 le due monete il battesimo e questa se possiamo o le porto in avanti io forse è più comodo allora eh, andiamo a vedere il guarda che bellezza guarda che bellezza Eccolo qui, questo è il giovane Michelangelo che scolpisce eh, il volto, già intuisce la fisionomia della, volta della madre di Dio, il dritto della moneta è Papa Francesco, eccolo qua, quindi 2014 20 euro a Michelangelo, numero 43 per confermarlo, 950 euro. Signori, non c'è problema, a tutte queste domande. Guardate Allora, signori, le due le vediamo, sì, le posso avanzare, le posso sopravanzare, cioè il 2014 dove troviamo il battesimo? 2014 dove troviamo il battesimo e dove troviamo? Eccole qua, uno accanto all'altra. E dove troviamo il Michelangelo? Eh? Eccole qui. Eccole qui, guardate. Tutte e due. Io ho una tentazione fortissima su tutte e due del 2014. Eh, proporle, offrirle eh, 1460 tutte e due. Beh, 1450 adesso non è che è eh, tutte e due. Il battesimo eh, del 2014 e il guardate, prendono eh, questo gesto: è una carezza, ripeto, una piccola carezza, ma ha un grande significato. Eh, le vediamo un attimo all'interno. Eh, sì, dai, vediamolo un attimo. Anzi facciamo una cosa, ne parleremo ancora di queste, perché adesso mi preme far vedere altra monetazione, eh, però eh, sono esattamente le due proposte, tra l'altro complementari, perché sono i 10 e i 20 euro. 10 e 20 euro, battesimo in Michelangelo 2014, ha esattamente a 1000 euro. 450 euro tutte e due, ci può stare benissimo l'indicazione esclusiva tv, ve la dico a voce, eh, comunque l'importante è scegliere, l'importante è poterle considerare entrambe, eh? e veramente è veramente un invito che voglio fare perché siamo davanti a una grande, grande possibilità. Grande possibilità, poi non, lo so bene che non sono i 10 euro, ma una grande possibilità poterle trovare ancora, comunque a questo prezzo bloccato. Va bene? Quindi ehm, riteniamo comunque valido e importante aver modo di offrirvi le due monetazioni, una successiva all'altra, di Papa Francesco. Bene, allora grazie, ci facciano ovviamente sapere, ci richiamino per vederle. Adesso cominciamo col percorso, c'è cioè solo l'imbarazzo a scelta, oggi mi sento... Grazie anche per i marenghi, allora il marengo di Pio IX una chiamata, Cristina faccio un'altra eccezione anche oggi, vi do, se scegliete Pio IX comunque vi offro... Il volume dedicato al marengo, vedete che stiamo prendendo un po' una china legata allo stato Pontificio e alla Città del Vaticano, Qua diventa quasi un po' una monografica questa trasmissione. Poi abbiamo monete romane, abbiamo greche, abbiamo i Marenghi lo è anche quello che stiamo presentando, però, quindi benvenga, però eh, ci sono delle segnalazioni, c'è interesse, ci sono eh, informazioni richieste attraverso anche Whatsapp, insomma c'è pubblico che sta gradendo, noi gradiamo e eh, allora mi va bene, fermo restando, qualsiasi chiamata dice noi io vorrei vedere le due monete dell'antica Greca, le vostre eh, richieste hanno sempre pre la precedenza. Allora, Pio Nono, perché Pio Nono? Intanto eh, ricordiamo eh, cosa regaliamo. In questo caso sulla chiamata di Pionono, vediamo la cartellina. Intanto tutto questo volume che noi chiamiamo progetto. Poi la cartellina dove poter inserire i certificati eh, del marengo di Pionono. Eh, la storia del Marengo perché è considerato base fondamentale come Marengo d'Italia. Quindi all'interno di questo eh, cofanetto all'interno eh, di ciò che eh, vi mostriamo sarà presente addirittura un capitolo eccolo qui dedicato a Pio IX anno domini 1866 allora sai cosa facciamo? tieni pure sulla telecamera sì sì perfetto Uh, 1866 anno domini se poi Enrico ha anche dei riferimenti volentieri mi va benissimo ma attenzione andiamo a vedere su questa unica chiamata anche il momento di appartenere l'anno eh? attenzione l'anno di questo Marengo uh, lo vuoi mettere sì mm, lo lasciate tieni pure questo anno perché è importante è importantissimo e attenzione, eh, è importantissimo, io vi indico l'anno di questo marengo, esattamente 1866 è il primo anno. E questo, sì, sì, sì. Allora, il, siamo, attenzione, dipende dalla qualità. Eh. Eh certo, questo è un 40%, eh, signori. 985 euro, 40% di qualità. Eh? Quindi attenzione che ovviamente la variabile è data dalla qualità della moneta. Lo, lo vedano, è primo anno. Lo vedano, signori, è primo anno. Eccolo qua, 40% primo anno, eccolo qui, andiamo a vedere il dritto e il rovescio, il dritto e il rovescio, eh signori, quindi grazie per l'ascolto, l'attenzione anche del nostro pubblico. Eh, sì, certamente. Guardiamo anche il rovescio, eh? in religioso silenzio. Sì, sì, nel tempi dovuti, senza fretta. Non abbiamo fretta sull'importanza di queste monete. Grazie. Sì, sì, allora grazie, benissimo, allora signore, benissimo. Eh, 985, allora ricordiamo in questo momento noi abbiamo una disponibilità al nostro Cavò e questa disponibilità ora eh, potremmo dire facilmente due, ma c'è già una segnalazione. Salutiamo un gentile telespettatore, c'è già una segnalazione in tal senso, io questo lo rendo comunque disponibile ancora al nostro pubblico, mentre la segnalazione che è giunta, saluto e ringrazio anche il nostro telespettatore nonché cliente, eh, in assoluto siamo attivi anche con lui, anzi eh, parleremo proprio col nostro eh, suo consulente di fiducia della Bolaffi, quindi grazie per la sua chiamata comunque e in ogni caso so di poter questo renderlo disponibile. Al nostro, uh, al nostro pubblico. Eh, allora, primo anno, andiamo a vedere, intanto questo, attenzione: questo uh, progetto lo diamo in dono, dove c'è un articolo, anzi articolo, un capitolo, articolo, capitolo, un capitolo proprio dedicato al 20 lire. Qualità 40%, poi si parla infatti di Vittorio Mare II, di cui abbiamo altri due marenghi da potervi presentare. Eh, teniamolo proprio in primo piano, andiamo ad apprezzarlo e andiamo a leggere anche un'informazione importante. Andando in fondo, perché questo sarà appunto il dono che accompagna la scelta anche di questo unico marengo di Pionono, vista la sua importanza, se noi sfogliamo le pagine come abitualmente amiamo fare. C'è un albero genealogico, in realtà è un vero e proprio catalogo al termine eh, del, di questo volume che... Con Napoleone inizia la storia del Marengo, la moneta d'oro europea, no? che celebra la vittoria spinetta Marengo di Napoleone Nova Parte, alla quale poi si adegueranno tanti diversi stati, l'Unione Monetaria Latina, ben prima dell'euro ovviamente. Allora, eh, scusami ma mi devi cercare andando avanti eh, l'effigio, l'immagine di questo... Eccolo qua, vedete, Pio eh, eh, IX. Il primo anno, questa qui è la data del Papa ovviamente, ma questa è la data di anni di missione, il primo anno 1866, fino al 1870, ricordiamo la, brezza, la breccia di Porta Pia, ma gli esemplari coniati sono stati soltanto 264.055. Quante saranno state fuse? Quante saranno state per, per monetizzare oro? Quante saranno andate disperse? Quante saranno state collezionate già all'estero e non disponibili? O anche in Italia e non disponibili? Le guerre mondiali? Eh? Intanto i moti comunque prima delle guerre mondiali ma soprattutto la prima e la seconda guerra mondiale avranno portato, io dico addirittura a dispersione, a fusione, a bombardamenti, tutti purtroppo quegli eventi che distruggono non solo le vite umane, cosa fondamentale, ma anche il patrimonio diciamo proprio artistico e collezionistico. Quindi quanti saranno rimasti, ecco perché siamo così a centellinare, ma non basta, voglio anche offrirvi. Guarda, non ci sta male, lo teniamo qua perché non ci sta male anche questo colore che ricorda poi il futuro dello Stato Pontificio, cioè eh, la Città del Vaticano. Ma voglio anche offrirvi in questa proposta: il nostro bel sepere, la eccola qui, la importante eh, presenza di scrigno che permette di collocare all'interno il marengo di Pionono che vi sto offrendo. Eh, mi dai il numero di riferimento, ti prego, il numero 37. Stato pontificio, mi dai per favore ancora lo scrigno. Eccolo qui, eh, con una... Questo lo diamo in regalo a 985 euro, ma cos'è il modo giusto per conservarli? La dimensione, avete visto, io ho alzato senza far scorrere niente, svitare, è una protezione ulteriore magnetica, quindi è facilissimo, non c'è bisogno di strani movimenti. Le diverse capsule ospitano esattamente la misura del marengo che è 21 mm, si aprono, si collocano, ovviamente c'è la base d'appoggio sempre nel colore blu. Si collocano all'interno e dici: Guarda, io comincio con uno e magari ne collezionerò cinque, magari sei, magari l'intera collezione dei marenghi d'Italia, di cui abbiamo un'immagine splendida, eccola qua. Ci sono eh, scrigni da sei e da cinque. Li chiedete, ne completo uno? Benissimo. Tieni ferma questa immagine, vedete? Tieni ferma questa immagine se puoi. Se non importa, lo vedete in alto, il, al centro a destra, adesso sta scendendo, è chiaro un'immagine di riferimento. Quindi, vedete qua, eh? eccolo qua, in basso a destra c'è Pio Nono, figura importantissima. Quindi, a vostra discrezione, poi cosa fare? Ma intanto vi diamo un presupposto per custodire al meglio ciò che vi stiamo invitando a valutare. Allora, cominciamo a mettere insieme, signori, e mi piacerebbe che oggi si potesse cominciare a dire, guarda, mettiamo dei tasselli sull'importanza di questa di questo stato, prima pontificio, poi Città del Vaticano, come collezionismo numismatico e non solo. Abbiamo visto Papa Francesco, preferisco il Fior di conio, cioè il 100% che nessuno ha toccato o al limite con massima discrezione, perché non è vero che se tocchi una volta una moneta sul bordo perde eh, il suo 100%. No, eh, deve essere nelle qualità ideali, no? E con la capsula che la protegge ma ehm, ci troviamo davanti a, questa, a questo invito proprio nel potervi dar modo di scegliere le diverse opportunità sul Papa Francesco che un Papa assolutamente, scusate, richiesto lo diciamo anche a livello di sue emissioni stiamo vivendo un momento storico dove, mi raccomando magari il più lontano possibile si dirà guarda la grandezza di questo Papa. Meno male che in quel momento ho avuto la percezione di acquisire qualcosa che oggi tutti mi chiedono. Per rispetto non uso la parola investimento, bene rifugio, eh? ma non per rispetto, non è mica una, una parolaccia. Semplicemente non voglio stare a forzare la scelta in base a quello che in realtà, per eh, me tanto l'ho detto, è, è sicuramente qualcosa di certo, ma è invece la testimonianza, mi piace cogliere la testimonianza di questo momento storico che insieme stiamo vivendo, ne siamo insieme testimoni, eh, i testimoni di monete contemporanee, termine che sta stretto, direi universali, universali. Poi abbiamo visto i marenghi, quindi la collezione del marengo che ha un'unica moneta dello Stato pontificio e che può essere benissimo collegata al mondo dei papi come collezionismo. Quindi una doppia forbice, una doppia attenzione, a piace ed è collezionato da chi colleziona i papi, piace ed è collezionato da chi colleziona i marenghi e poi è una moneta d'oro. Una moneta d'oro, l'unica moneta d'oro, nei 20, 20 lire, quindi l'unico marengo eh, della città del Vaticano, ancora non si chiamava così, eh, e dello Stato pontificio, proprio nel suo insieme, l'unico marengo dei Papa. Un unico eh, riferimento così grande, così a mio avviso importante, e non solo a mio avviso. Il dono che vedete, vedete, 20 lire, Stato pontificio, corona dall'oro che accompagna, anzi circonda e accompagna il valore indicato, al di sotto la R della zecca di Roma. Lo vedete al di sotto del fiocchetto da dove diparte la corona di quercia all'oro. R, mh? zecca di Roma, perché era la zecca di Roma a battere moneta, a maggior ragione anche in quel momento dove la lira, eh, si dovette abdicare alla lira. Allora andiamo avanti e torniamo a vedere a scelta, andiamo un po' a scoprire che collezione abbiamo qui. Andiamo proprio un attimo a leggerla insieme le accennate, vediamo un po'. Allora facciamo una cosa. Facciamo addirittura un sommario. Cominciamo dalla prima, che ho qua accanto a me, casualmente, posizione casuale, e andiamo a leggere, eccole qua. Eh, siamo in, proprio in ordine, le monete di Pio XI, perché sarà poi Pio XI con i patti lateranensi a tornare a battere, a fare mettere monete, una storia. Avete visto prima il certificato Bolaffi: una storia sulla qualità splendida di queste monete, un racconto che ci porta a una macroarea come collezionismo. Pio XI. La monetazione di più undicesimo che ci porta, attenzione, a valutare tutta la monetazione non in oro, perché questa è la proposta composta da 10 monete dal 1927 al 1939, che non vi diranno moltissimo viste all'interno di capsule blocchi distanziali, ma che vi farò vedere singolarmente. Per poterla apprezzare, non ne mise moltissimo il Papa della conciliazione, il Papa dei Patti Lateranensi. Questo album, però, vi permette assolutamente di avere. Vedete, lo leggiamo insieme. Guarda, mi prendi a forbice queste due, perché qualcuno dirà: Sì, Alessandro, però, manca qualcosa. Queste due. Allora, 10 di Argento Madonna della pace, c'è, è presente. Eh? 100 lire oro Cristo Re primo tipo non c'è, perché vi ho detto, perché in questa collezione di 10 monete compresa sede vacante avete la monetizzazione non in oro di queste 10 monete 4 sono in argento. Ed è la proposta numero 20, numero 20 però attenzione, queste due monete d'oro, il 100 lire Cristo Re secondo tipo e il 100 lire Cristo Re primo tipo che abbiamo visto eh, accanto su in alto, eccolo qua, sono presenti, le ho, posso darvi modo di integrarle. Quindi veramente di completare tutta la collezione di un papa così importante, abbiamo delle belle immagini di riferimento, eh, proprio di, di, di più undicesimo, eh, che tra l'altro vide già il pericolo di quel nichilismo eh, dori, diciamo legato, eh, anzi, nuovo paganesimo legato al nazismo, i totalitarismi legato, ci si parla oggi in questi giorni di Fatima, no? eh, la, la, la seconda, eh, il secondo mistero di Fatima, se non vado errato, riguardava proprio, in un certo senso, nelle traduzioni possibili, l'assolutismo eh, di quello che allora era la negazione della Chiesa. Lo diciamo, eh, era un momento legato proprio alla, alla rivoluzione russa. Anche, quindi, attenzione, non si stringeva così la seconda profezia di Fatima. Vabbè, eh, un mondo veramente anche misterioso, affascinante, e anche da prendere molto con attenzione, e sul serio e con attenzione ovviamente nell'ambito della fede. Qui parliamo però della consistenza anche di quelle che sono le presenze eh, legate proprio a questo momento storico, 750 euro tutte e dieci, le monete di più undicesimo, compresi quattro argenti. Eh, e ne andiamo a leggere alcuni, adesso io un attimo devo solo scendere con queste mie due collezioni, se no diventa un po' difficile poterle mostrare. No, Grazie Cristina. Eh, mi, fa piacere, mi fa piacere che c'è interesse, La Cristina mi sta segnalando che eh, tramite WhatsApp e chiamate state mostrando piacere, cioè, mh, attenzione, interesse, eh? io spero anche piacere, in tutto ciò che stiamo vedendo. Ecco l'immagine del fermento legata ai patti lateranensi. Um, momento importante eh, al di là della, di, di chi rappresenta la stipula o meno ma un momento comunque fondamentale allora andiamo a vedere gli argenti li possiamo vedere insieme se poi si vedranno grazie per, grazie per quella moneta d'oro grazie allora c'è da rivedere un attimo Enrico mi fai rivedere un attimo no no non è confermata ma stanno chiedendo di vederla il Marengo di Pio, no, no, Pio Nono, il Marengo diciamo sotto l'unità d'Italia Ah, togliamo, scusami, il 20 dobbiamo, scusami, Enrico. Il 20 lo togliamo soltanto un attimo perché eh, si tratta di Pio nono. E quindi il riferimento è il numero 37. Tanto la teniamo un attimo ancora, perché stanno, ci stanno parlando di questa moneta a 985 euro, signori. Se al momento, attenzione. Eh, Addirittura dice «Ma io sai che ho due Marenghi di, di, del Stato Pontificio, ma ne trovassi un terzo?» Allora, attenzione, c'è chi colleziona Marenghi di Pio IX sui quattro anni di missione, 66, 67, 68, 69 70, cioè i cinque anni. Dice «Io ne voglio uno per anno, ma è giustissimo!» Attenzione, chi ha scelto marenghi anche recentemente da noi, ma o no, non da noi, eh, nel senso che chi ha li avuti, li ha scoperti, no? Nel senso, da noi, non da noi, nel senso che guarda, li ho già in casa, mi sono stati dati dal mio nonno benissimo. Ma allora a maggior ragione dice: non sarebbe la prima volta che telefono dicendo guarda, io ho già dei marenghi, li ho messi bene con attenzione, li ho fatti anche vedere in bolaffi per vedere se erano autentici me ne prendo ancora uno così io lo scrigno e così tanto le misure dei Marenghi Quelle sono tutte a 21 e 1 a 22 che è il Marengo di Marengo quello che vedete a sinistra è un millimetro più grande adesso vi date la proporzione che vi può sembrare nell'orientamento nell nell della telecamera ma sono tutti 21 e 1 a 22 che è il Marengo di Marengo quindi sullo Stato Pontificio dire ma li ho appena presi venerdì vi manca, signori, vederlo in più, bloccarlo e vederlo in più, dobbiamo portarveli. Bloccarlo e vederlo in più non fa male. Avete letto quali sono le qualità, scusate qualità, quali sono eh, le disponibilità? Cioè, anzi, quali sono state le emissioni in origine? L'avete letto? L'abbiamo visto insieme. Quindi è una tiratura bassissima. Non è che circolavano così, eh, c'era non so, il, eh, la guardia francese di turno, non i bersaglieri, perché i bersaglieri ovviamente erano dall'altra parte della barricata, ma eh, gli zuavi, se non vado errato, francesi che eh, ci furono anche alcune vittime proprio nella, breccia, nella presa di portapia. Ma eh, chi li avevano in tasca? Eh? Forse gli alti ufficiali, forse i grandi prelati. Non era una moneta che era accettata in tutta Europa in tutta Europa. Benissimo, guarda che bello. Allora mi sta veramente a cuore dire che questa qui dovrebbe essere la prima da scegliere, la prima da scegliere. Allora intanto io vi mostro come da voi richiesto le quattro monete in argento. Sono tutte belle tutte da vedere, ma sono quelle della sede vacante anche del 1939, il 10 lire in argento, ma sì, le vediamo bene anche così, assolutamente. E poi le aggiungo: eh, 10 lire in argento, sede vacante del 39, nella proposta di 750 euro, cioè di tutte le monete, ad eccezione delle due d'oro della Città del Vaticano, che riguardano eh, Pio XI. I famosi Patti Laternensi fanno riferimento a lui, ma non solo la sua storia è molto interessante, eh? Eh, assolutamente da considerare e direi anche da studiare. Poi abbiamo il 5 lire in argento sede vacante nell'intera proposta. Allora, eh, il, guarda, Cardinale Camerlengo. Sì, sì, ma eh, guarda, va bene. Cardinale Camerlengo, li sto mettendo semplicemente in possibilità di mostrarvele. Sede vacante, l'altro argento. E poi, guarda che bellezza. La Madonna della pace. Oh, siamo nel 2937. attenzione. Attenzione 2937, quello che adesso vedremo, la regina Pacis, mi piace molto di più chiamarla regina Pacis. Certo, Guarda che bellezza, vado? Guarda che bellezza la regina Pacis. Mamma mia, mamma mia. Guarda, è a qualità splendida, soltanto che l'argento ha una sua leggera patina. Questa è del 36, ad esempio. È del 36, sarebbe da mettere da vedere nella nostra. Mi metti San Pietro sulla nave là dentro, nella nostro softbox, nella nostra culla delle monete, il San Pietro sulla nave, il quarto argento, su... certo. I... Certamente, grazie per esserci signori. Hola, buonasera, sono qui. Grazie per esserci. Allora, è eh... Sì Cristina. Grazie, un saluto alla pri... alla... al signor Giovanni, prima... prima conferma, va bene, qualche disponibilità. Vi faccio vedere, gli altri non sono da meno, ma vi faccio vedere della nostra... Camera chiara anziché oscura, camera soft, eh, morbida, eh, dolce, morbida, eccolo qui, questo è, vedete cambia il colore, non il sfondo, è qui presente, abbiamo una telecamera qua accanto, ci vuole qualche istante per poterla collocare. E questa è la moneta, Pontificato di più 11: una delle quattro monete argento, delle 10 e il 5 lire. In questo caso, addirittura, vedete l'anno del 36, tutte pubblicate. Eh, attenzione, 23 mm argento. San Pietro sulla nave, così proprio viene chiamata e la potete conservare all'interno dell'album che voglio donarvi, che vi regalerò, che vi offriremo, no? Quindi poterle collocare ed è già completo. Allora, è già completo. Signori, immaginate una collezione, bravissimo. Bravissimo. Vedete la qualità splendida cosa significa? Poi mistruzzi, grande incisore mistruzzi, grande incisore. In più, allora voglio fare un, un dono ulteriore su questa scelta. Oggi sono in vena di doni. Allora potrete apprezzare eh, questa proposta leggendo il catalogo di riferimento che è proprio ho dato. In queste monete che è proprio dato in queste monete e proprio dedicato in queste monete al primo capitolo. Cristina Alessandro, no, la Bolaffi, regala questo catalogo del Vaticano sulle 750 monete. Eh? Quindi, perché, perché? Perché voglio che si, magari anche una nuova persona all'ascolto, si sì, scusate, sulle 10 monete a 750 euro, 750 monete eh, non, non sono nemmeno quelle cognate da tutti i papi. Allora, vedete, giriamo le pagine, l'introduzione, la lettura della monetazione in lire attraverso, quindi espressa in lire, del momento della città del Vaticano in cui viene con i impatti laterali, si diventa tale. Come momento in cui si può si torna a battere moneta, ecco più 11 e andiamo a cercare proprio San Pietro. Voltiamo le pagine ed ecco la monetazione completa che sono tutte le monete che state scegliendo. Andiamo proprio a vedere questo San Pietro. Così lo abbiamo ben chiaro. Eh, eh, vieni, eccolo qua: 10 monete. Vedete argento. Gli anni di missione, il busto del Papa a sinistra, anno di pontificato in numeri romani, mistruzzi e motti, mistruzzi per le, eh, i modelli e motti per le incisioni, e San Pietro sulla navicella, simbolo della Chiesa. Eh, io vi farò pescatori, simbolo della Chiesa. Quello che conta è che se andiamo a vedere la quantità di monete tirate, le leggiamo insieme. Allora, in questo caso 420.000. Poi andiamo magari a vedere in alto, andiamo insieme a vedere i. 410.000 in nichelio. Il nichelio è importante, ce l'abbiamo il buon pastore. È qui all'interno dell'album. Ve lo offriamo ovviamente. Avete la monetazione completa ad esclusione di due monete d'oro. Poi andiamo a vedere ancora, eccolo qua: eh? la Madonna della Pace che abbiamo visto assieme, la Regina Pacis. E adesso attenzione, e quindi questo catalogo fino all'avvento dell'euro escluso, quindi fino al 2001, con Giovanni Paolo II avrà tutta la monetazione qui rappresentata. Mi piace tanto, va bene, l'ho scelto, chi ha scelto? Il Signor Giovanni ad esempio, no? Ma non voglio con questo farlo sentire impegnato, ma potrebbe essere un'idea? valutare, attenzione non diamo prelazione, eh? non voglio essere insistente, quelle due monete mancanti, siamo a 750 euro, le abbiamo qua disponibili, sono quelle due di, di, di sinistra sul teleschermo, eh? le andiamo a centrare per non confonderci con la terza che abbiamo messo accanto, eccole qui, e sono Cristo Re primo e secondo tipo. Allora, attenzione, facciamo due conti assieme. Eccole qua inquadrate. Per il Cristo Re, vedete, 1933, 1934, la proposta numero 21. 75% di qualità, 900 euro, 900 euro, così potete aggiungere, e la numero 22, che è il Cristo Re secondo tipo del 1936. Eccola qui. Il volto di, eh, l'effigie di Cristo, tra l'altro, moneta eh, veramente da copertina perché è sulla copertina. La differenza è nell'anno. Eh, del nostro eh, catalogo dedicato alla città del Vaticano, 25.820 come missioni, quello del il primo tipo e 10.239 il secondo tipo, secondo tipo che ha come numero di riferimento 22, in questo caso è del 1936, e quindi possiamo dire primo anno perché è messa dal 36 al 38, ma su una tiratura bassissima, meno della metà del primo tipo. La, ed ecco che ci porta quindi la richiesta di 1.275 euro 1.275 euro allora, attenzione vogliamo fare di più? possiamo fare di più? sommate pure i diversi valori 750, 1200 e 75 900. Attenzione! Per la proposta numero 24, gli diamo proprio un numero differente dove tutte e 10 le monete comprese di 4 d'argento tutte e due le monete d'oro. Le uniche due monete d'oro, cioè come tipologia primo e secondo tipo, Signori, e qui veramente esclusiva TV solo, esclusiva TV giustissimo. A 2750 euro. 2750 euro, qui dovremmo dire circa 3.000 euro, siamo a 2750 euro. Ma guardate, ho un paio di possibilità, ne ho una, non un paio, ne ho una. A 2750 euro. Non so come Enrico riesca a far vedere le monete Le monete c'è cioè insieme. Posso, guarda, non sai cosa faccio. Se, ma no, si vedono bene anche così. però. Voglio addirittura metterle accanto. Le mettiamo accanto a quelle d'argento. Eh, magari eh, le potete apprezzare lo stesso. Le andiamo a vedere mentre quelle. L'album, certo, le 10 monete sono in tutto 12, quindi in tutto abbiamo 12 monete, di cui 4 argenti e 2 ori. A 2750 euro avete la certo, il catalogo, certo, l'album, certo, le pagine d'album avete la completa monetazione di Pio XI. Dice, sai, non ho tanto tempo, mi piace collezionare, però devo essere un po' pratico. Certo, mi interessa la città del Vaticano. Portino a casa intanto una collezione completa. Una. Grazie. Grazie, ancora. Allora, due conferme sulle monete, in nichelio, in argento, in talma. Cioè, sulle dieci monete abbiamo qualche possibilità. Ma la proposta di una sola conferma, anche per via del prezzo fatto, di 2750, cioè tutto completo PIO11. Sono, sono veramente monetazioni straordinarie. Scusami, questa io distrattamente, o forse l'ho spostata, eh, l'ho messa in, un, in modo a testa in giù, non va assolutamente bene. Eh. Probabilmente si è... eccolo qua. Scusate, era... eccolo qua, era Camerlengo, non possiamo mica cappottarla in questo modo. Mica possiamo, è la quarta in argento, lo ricordiamo, quella... la mettiamo anche qui, guarda, San Pietro lo mettiamo anche in questa posizione. Grazie. Giusto. Così le vediamo tutte. Speciale, veramente qua diventa speciale Città del Vaticano, eh, Sta diventando. Speciale Città del Vaticano. Eccola qua. Ecco, vabbè, l'ho messa dopo la sede vacante, ma prendiamoci questa licenza storica, più che poetica, nel poterle apprezzare. Ne state vedendo 6, attenzione, 6 di 12, avete metà monetazione, 2750 euro, due monete d'oro degli anni 30, ma... L'insieme di tale proposta veramente vuole essere un invito a tale scelta. Benissimo, grazie. Quindi quella a 750 euro. Perfetto, allora 750 facciano quel Signor Marco, signor Giovanni, al momento avete scelto in visione. Già che dobbiamo portarci, ma vorrei vedere anche le altre curiosità, eh? Lo so, eh, lo so, Marco lo conosco bene signor Marco, dirà ma io non voglio privarti di una sola di chiamata, non voglio privarti questo perché sai, voglio cominciare in questo modo, o meglio continuare eh, a muovermi poi nelle scelte successive, magari le prenderò più avanti anche se dovrò pagarle un po' di più, ma le paghino, mi rivolgo a tutti, eh, non si senta signor Marco sotto eh, preso come riferimento, a, ma soprattutto obbligatorio, ci mancherebbe. Ma pagatele nel tempo. Guarda, mi viene comodo 300 euro al mese. 200, cioè, pagatele nel tempo, signore. Cioè, è possibile. Allora, io devo avere il regalo, il catalogo, il regalo, ovviamente, album e, banco, e, album e pagine d'album, in dono, oltretutto. Ricordiamo, eccoli qua, le alte, in dono questi in dono e mh, ci sono anche le altre monete, Signore, è come se le pagaste eh, 500 euro circa, eh. cioè, le monete d'oro le pago a prezzo intero, le altre è come se le pagassi 500 euro facendo questa proposta in esclusiva tv solo, non dico solo oggi, solo una chiamata, poi magari ne arrivano tre e quindi solo, solo in questi minuti, perché me, me la togliete di mano. Hm? ma mi fa piacere questo ovviamente assolutamente piacere bene, allora eh, apriamo un attimo perché si è collegato adesso uh mamma mia, io devo però procedere con maggiore velocità mi spiace perché ce ne sono di serie bellissime eh, vi do solo qualche indicazione le vediamo così proprio insieme in questo modo guarda, allora il il ramo d'olivo, il san pietro il San Paolo, il Buon Pastore, l'Immacolata, il 50 centesimi che è dedicato a San Michele, che è una cosa incredibile, incredibile. È tutto in questa proposta. E poi attenzione che le monete della città del Vaticano sono collezionate nel mondo. Allora, andiamo a vedere un altro, eh, un altro Papa. Andiamo a vedere e a preparare, eh, intanto... Volentieri, facciamo un riferimento ancora benissimo, mi fai ancora vedere il battesimo di Papa Francesco eh? se è possibile, se ce l'hai, Enrico. Il battesimo per Papa, eccole qua. A, a, non ci credo che a 9, non ci credo che a 990 euro. Giusto Cristina? Io ho quasi rimosso perché voglio non ricordarmelo, ma Devo a 990 euro eh, lasciare, lasciare le due monete d'oro fior di conio di Papa Francesco 2014-2015. State veramente chiudendo la porta, non voglio dire la fortuna, qui non ci vuole fortuna, qui ci vuole eh, fortuna, lì mi dice fortuna perché posso comprarle, ma qui ci vuole veramente quella percezione non è che bisogna sentire lo scampanellio il suono delle campane, cioè ecco ho visto la luce adesso le scelgo, ci mancherebbe, non scherziamo, ma anche un pochino di intuizione proprio in tal senso, proprio in tal senso. Allora signori, ancora a procedere, le vediamo. Ehm. Sì, le altre due, ti prego, scusami, il Michelangelo 2014 e il Battesimo 2014, sempre per Papa Francesco, se cioè, le hai Enrico, eccole qua, che abbiamo proposto a 1450 euro. Sì, le teniamo un attimo.

Sì, una sola per i 2750, eh? una soltanto per la proposta dei 2750 euro. Perché il Vaticano, signori? Perché i papi? Perché? Ma perché siamo veramente davanti alla, alla grande scelta, alla grande possibilità di un qualcosa che è apprezzato e collezionato nel mondo? Senti, voglio fare il passo finale. anzi no, passo finale no, perché abbiamo ancora due importanti, e abbiamo ancora del tempo grazie al cielo, però qui ne voglio la richiesta, io posso darvi, aggiungendo e arrivando alla completezza del messaggio della conciliazione, l'ottantesimo anniversario di Papa, scusate, della conciliazione dei patti lateranensi, che è stato nel 2000, quindi arriva dall'archivio Bolaffi, eh, preparato con, come colla collezione filatelica ufficiale e preparato con importanti illustrazioni, fotografie di riferimento, ecco qui, soltanto, questa è soltanto la, la velina che protegge l'effigie, perché qui troviamo anche un grande diciamo proprio disegnatore eh, di papi. Qui troviamo anche il maestro Irio Fantini che fu colui che disegnò importanti francobolli e qui per Irio Fantini abbiamo uno, una sua opera. Ma la visione dei diversi francobolli sono quelli che accompagnano proprio nella storia di Pio XI, l'origine stessa, cioè sono presenti i diversi francovolli con una opportuna serie del 29 non annullati, non timbrati, non linguellati, quindi nelle condizioni migliori per poterli scegliere e a lui si succedono a 2000 Allora, le monete le monete d'argento, le monete d'oro la serie dedicata all'ottantesimo anniversario e eh, allo Stato della Città del Vaticano del 2000, ottantesimo dei patti lateranensi. E le prime emissioni di tutti i, le prime di tutti i papi. Autentici, originali, questa verrà pontificato Giovanni Paolo I sotto Giovanni Paolo II. Verrà rammentato il pontificato Giovanni Paolo I. Signori, richiesta totale 2.950 euro: tutto i francobolli che stiamo vedendo, i valori che stiamo vedendo. L'importanza eh, di questo momento storico. 44 francobolli, un foglietto, le due monete d'oro, le quattro monete d'argento. Le altre sei monete in metalli diversi che contemplano e completano l'importanza di questo percorso. Ecco qua le nostre vedine, ma è normale che siano a protezione, esattamente a protezione di queste pagine. Grazie, grazie, grazie. Allora, eh, rivediamo ancora un attimo gli agenti, è possibile? Poi ci attendono nuove, nuove esperienze. Quindi, gli argenti che abbiamo, ecco, con anche No, ma va benissimo a 7,50. Ci possiamo concentrare solo sugli agenti? Perché eh, le 10 monete, di cui 4 in argento, sono ehm, di veramente assolutamente da scegliere da apprezzare e da valutare. Sono, sono allora, non sia una difficoltà chiedere quel Marengo di, eh, dello Stato Pontificio, chiedere quel Marengo di Pio IX. Non sia un qualcosa di, ma, mi piacerebbe tanto, ma sai, non so come muovermi. È molto facile, signori, ve lo assicuro, è molto semplice. Provate l'esperienza anche i nuovi telespettatori a entrare e ha maggior ragione dire e affermare, ah sai la vorrei vedere, la vorrei apprezzare. Provino veramente in tal senso, suggerimento che voglio dare proprio al nostro pubblico. Sì signori, allora mi stavano informando, eh, no, disponibile, avanti, avanti con la scelta. Allora invece apriamo, è un altro volumone, qui abbiamo se con Papa Pio XI, due soltanto sono state le missioni in monete d'oro, con Papa Giovanni XXIII, santo, eh, non solo beato, santo. Le L'emissione è stata una soltanto, solo una. In realtà le monete che stiamo vedendo, quelle di Paolo Giovanni che veramente brillano per la sua... Beh, qui anche qui dovremmo usare il termine per il suo carisma, sono composte... Scusami, Paolo VI, I'm sorry. I'm sorry, no, no, eh, nulla di male, è qui. Eh, infatti, le copertine un pochino... No, 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 no Giovanni, facciamo Giovanni, sì, sì andiamo in ordine, poi ci sarà dopo Paolo VI andiamo in ordine cronologico, eh, se no eh, vi faccio far confusione. Eh, no, si può addirittura mettere poi l'indicazione, ma quando si aprono le pagine si vede l'indicazione di Papa eh, dell'importante eh, Giovanni XXIII, eccolo qua, anche perché rispettiamo proprio l'ordine cronologico. Lo leggiamo insieme: 17 esemplari assolutamente autentici, selezionate, splendida fior di conio o oh qualità splendida. E vediamo: andiamo insieme sfogliando queste pagine: monete della Città del Vaticano a vedere: attenzione! 17 monete di cui tre in argento. Dedicate, anzi emesse sotto il postificato, perché dedicate è un termine che va bene può avere una sua certa precisione, un suo significato, sicuramente, ma sono di eh, Papa Giovanni. Di un santo, signori, eh? semplicemente un santo, la temperanza, le diverse virtù, la temperanza, la forza, la giustizia. la carità, la prudenza 17 pagine d'album, fogli d'album, quindi e album stesso. E in questo caso, anche in questo caso, ulteriore eccezione, il catalogo della monetazione della Città del Vaticano voglio offrirvelo. Oggi veramente è una giornata speciale. Voglio offrirvelo, voglio omaggiarvelo per potervele vedere al meglio. Ma non perché devi vedere le figi perché la moneta non si vede bene, per conoscere ulteriori dettagli, quante ne sono state messe, ad esempio. E allora, con me, perché grazie. Andiamo insieme a leggere gli argenti, va bene? Andiamo insieme a valutare. Intanto altra sede vacante. Cosa cambia? Beh, l'effigio del cardinale Camerlengo, il fatto che ci, ci sia eh, lo stemma appunto rappresentato, ma anche l'idea del conclave in un certo senso, perché abbiamo si chiama concilio però in questo caso. Eh, prende questo nome, sì sì, adesso te lo do subito. Sono grandiose, eh, grandiose un attimo solo. eccole eccole qui guardate il, il mamma mia mamma mia e poi ancora allora il, il 500 lire agente concilio, il 500 lire agente sede vacante eh, il concilio in acmonital e poi ancora abbiamo il bronzo, sempre per un'altra definizione del concilio. Lo stemma con il bel volto di Papa Giovanni. Sul dritto... Unica eccezione di questa proposta, l'unica moneta in oro. Unica eccezione in tale proposta, l'unica moneta in oro. E allora il 100 di Restemma ce l'abbiamo, però qui intanto stiamo parlando delle 17 monete, di Papa Giovanni XXIII, proposta numero tre, eh, scusate, 38, a 595 euro. Ecco gli argenti, 595, album. Pagine d'album, catalogo di regalo, nessuna spesa spedizione, le portiamo in visione a casa vostra e prepariamoci anche, caro il mio Alberto, a vedere sotto giusta luce sotto giusta luce l'unica moneta d'oro di Papa Giovanni, unica. Eh, scusatemi se speciale Vaticano dovremmo scriverlo oggi. Guarda, guarda, che bellezza. Speciale Vaticano, vedremo il dritto e il rovescio. Attenzione, il 100 lire d'oro di Papa Giovanni è una rarità, rarità. È una rarità, unica moneta d'oro ve lo presento alla straordinaria qualità del 95% per cento. dovremmo dire è fior di conio non è protetto da capsula 95% per cento. Oh, sai che non lo vedo bene? non lo vedo bene ma no, no, 95% certificato non è che ha avuto ha, una, ha un certo rilievo che sotto questa luce attenzione una luce artificiale ovviamente, una telecamera che fa risaltare, fa eh, sottolineare un ambito non adeguato. No, torniamo a rivederlo normale, va? oppure vediamo se è un fatto di ombre in alcuni punti che sono leggermente più accentuati di superficie. Sì, lo mettiamo in vicino alle altre, ma non perché va nascosto, perché veramente gli rende giustizia in questo caso, forse di troppa... Di troppa purezza la richiesta signori per il 100 lire stemma 4750 euro cioè la moneta al 100% esistesse vale 5.000 euro. Ecco la differenza delle qualità che vogliamo enunciare. Stemma perché? Perché ovviamente ricordiamo sempre che all'effigie del Papa Buono di Papa Giovanni XXIII troviamo anche il suo stemma, lo stemma del suo pontificato. Mentre sulle eh, monete in argento e le altre monete, cioè le 17 monete in presentazione, 5,95, Ripeto, mancante, no, le somme dobbiamo farle così come sono assolutamente, eh? cioè ehm, è chiaro, ci rivolgiamo anche a quel pubblico che è un pochino più mirato eh, verso queste specifiche intenzioni. e yeah, uh e alla richiesta dell'insieme volentieri si parla ancora una volta di possibilità di dilazione di pagamento, di, eh, di tutto quello che viene più comodo. Non dico averli o non averli, dico certamente una grande, grande comodità. Allora, eh, dobbiamo procedere ancora, mamma mia, ehm, un po', non dico malincuore, ma Papa Giovanni, la storia di Papa Giovanni, la sua importanza, il suo famoso concilio e poi ehm, la differenza, questo salto così netto. Eh, nel mondo eh, contemporaneo, perché sono queste le immagini che noi dobbiamo trovare, il salto netto nel mondo contemporaneo. A questo portò il suo progetto che in realtà poi fu, possiamo anche dire, perfezionato, ma soprattutto fu eh, concluso da Paolo VI, altra grande eminente figura, altra importante figura. Quella di Paolo VI. Possiamo vedere gli argenti, ti prego ancora: gli argenti di Papa Giovanni XXIII, il Papa buono, eh, così veniva chiamato, la benedizione, la luna, i vostri fanciulli. Tornate a casa, con questo, date un bacio, date un abbraccio, questo ve lo manda il Papa. Veramente delle frasi che. Eh, non, non vennero mai toccate prima di questa intensità. Ecco perché l'insistenza, ancora una volta, guardate che emozionante, ora sarebbe scorretto e fuorviante dire magari le ha le toccate con le sue mani, poi veramente diventa una cosa anche in parte impossibile sapersi, ma anzi, ma non è quello, è che durante il suo pontificato vennero emesse in qualità limitata vennero emesse. E allora come starne lontani? Eh, come poterle perdere? Come evitare di acquisirle? Benissimo, ricordiamo sempre il numero ti prego Enrico Ah bravo Giovanni, mamma mia sta facendo collezione di papi e eh, scusami sei Giovanni di prima forse cioè forse non so ma mi sembrava veramente dal fatto che l'indirizzo era già chiaro Bene, eh, tra l'altro scusate adesso non è, ma, è un Giovanni che non ha un Papa Giovanni come, come riferimento a collezionismo mi piace assolutamente tanto attenzione una cosa signori chi sta chiamando eh, per avere gli argenti dicendo ma a me piacerebbero gli argenti? Chi sta chiamando in tal senso? Tenga presente che è come se le altre monete fossero in regalo. Cioè eh, al, su questi prezzi non ci piace sempre segnalare quanto dovrebbero costare, anziché c'è veramente una condizione particolare di offerta che vogliamo portarvi. Quindi questo sia ben chiaro: eh, sia ben chiaro, spero non sfugga, poi sta a me chiarirlo, ci mancherebbe. Allora andiamo a vedere la terza proposta, in successione cronologica. È un volumone perché sono 66 monete. È una straordinaria collezione con 66 monete che andiamo subito a vedere, le ho aperte prima per errore perché stavamo andando a parlare e a definire, eh, a definire eccole qua, scusate, io riesco. Paolo VI, infatti, eh. Quindi le andiamo a vedere le 66 monete di cui 10 in argento, signori, 10 in argento, a 565 euro, figura importantissima, magari un pochino meno espansivo rispetto a, uh, a chi l'ha preceduto o a chi giungerà successivamente, ma quella era una valutazione da fare ma di grande aspetto teologico, di grande contenuto, grande significato, questa è una grandissima possibilità. Il prezzo l'avevo già indicato, 5,65 di Paolo VI, ah scusami mi è sfuggito. 5,65, perfetto, ho già indicato, scusami. benissimo, bravo Enrico, grazie, scusami se sono preso dal poter manovrare al meglio questi album, non perché siano difficili, ma per rendere un attimo giustizia a quanto vi stiamo offrendo. 66 monete, tutto è pontificato dal 63 al 78, eh, dal 63 al 78, la prudenza, le virtù, eh, la forza. Le abbiamo già accennate perché ogni Papa andrà più o meno a codificare analoghe, non identiche, ma analoghi riferimenti. Ma non solo. Qui troviamo una ricchezza mai vista. Mai vista. Allora, qui parleremo addirittura di riferimenti legati a grandi artisti e grandi maestri, ma lo sono tutti. Tutti i grandi artisti e maestri che hanno lavorato per i papi veramente si devono definire come tali. La serie degli angeli di Corrado Ruffidi, Tommaso Gismondi che illustra i rovesci col sacramento dell'Ecoarestia, Emilio Greco con le scene evangeliche... Benissimo, grazie, le abbiamo preparate, infatti le stiamo vedendo. 565 euro con fior di diciamolo. Cioè, Emilio Greco venne visto come un grande, uno dei più grandi scultori europei per Pablo Picasso. C'è una e qui, come nessun altro Papa, si arriva, ecco serie di angeli, si arriva a una vastità incredibile. Le 10 monete in argento a 5,65. Anche in questo caso, il grande volume, l'album. Eh, scusate il catalogo che vi offro: eh, è veramente d'ufficio. Lo sto facendo adesso nella diretta. Eh, l'album, le pagine d'album. 66 monete di cui 10 in argento, tutte autentiche dal 63 al 78, quindi abbiamo veramente, sono dei momenti molto molto importanti e sono gli anni 60 della nostra storia, e sono gli anni 70 della nostra storia, vero Cristina? È un pontificato tra l'altro... Tutti presenti, tutti presenti, Paolo VI non emette, non emette monetazioni in oro. Gli amici di Concesio, gli amici di Brescia, cioè, il Papa nasce nel 1897, una famiglia dell'alta borghesia, nel 20, ordinato sacerdote, segretario di Stato, arcivescovo di Milano. Creato da Giovanni XXIII, che aveva visto in lui eh, quelle risorse giuste per farlo il primo pastore della Chiesa, il primo Papa, cioè il, primo, il, il seguace di Pietro, ecco la casa natia di, di Paolo VI, e poi grandi gesti e eh, allora comunque innovativi, come i viaggi a Gerusalemme, in India, all'ONU. Sensibilità umana, scrive gli uomini delle Brigate Rosse per implorare la salvezza di Aldo Moro e, e ripeto: i grandi, i grandi artisti, definiamoli così, che hanno prestato la loro mano, la loro conoscenza alla monetazione di Paolo, di Paolo VI, compreso Emilio Greco che, di cui vi ho fatto riferimento. Quattro Evangelisti, questa è la serie dei quattro Evangelisti che è bellissima, bellissima. Ma anche le altre serie, il, quelle in... Met eh, in in metalli, non in argento, quindi Italma, Acmonital, e eh, quelle con cui sono fatte le, le stesse monete della Repubblica italiana, e sono, sono incredibili. Vi faccio vedere questa monetazione, che è la fanciulla con la lampada. Proviamo a vedere se si può apprezzare. Vedete, si apre in questo modo, si esce, si fa uscire la capsulina, e la taschina, e la moneta è qua, è presente. Eh, voglio soltanto vedere se il nostro Alberto. Tieni pure questa immagine, va benissimo, va benissimo. Ecco in argento: perfetto. Vediamo se ad esempio quei 5 lire che rappresentano la fanciulla con la lampada possono essere apprezzati. Possono essere apprezzati. Vediamo, e eh, io spero non è argento eh, in questo caso vi sto facendo vedere, fatto sempre vedere le monete. guardate la stilizzazione che non è un risparmio siamo nella modernità quante volte si parla anche oggi di dire di, ma eh, se edifichiamo una vecchia chiesa un conto restaurarla eh, un conto e farla ex novo come possiamo farla? deve avere una sua sembianza anche di modernità di attualità può essere? può essere signori no? se non diventa un falso e guardate la modernità, che qual era la fanciulla con la lampada? Era colei che seppe, aspettando lo sposo, seppe eh, eh, mettere olio alla lampada attendendolo, mentre le altre, ah ma non così tanto arriverà lo stesso. Quindi la sua cura, la sua attenzione, la sua dedizione, questo è Morelli che la disegna. Signori, quindi è incredibile una cosa che dal mondo ci chiedono le monete, la città del Vaticano, le chiedono e ce le chiedono, dal mondo, non, devo, non sto dicendo che voi non le state scegliendo, ma veramente vi invito a essere solerti in questa scelta. Vediamo anche il rovescio, più essenziale sono le 5 lire. Cioè, ovviamente vedete una rifrazione sull'italma sul, sul, sul del metallo che leggermente può specchiare, può dare un effetto a nube, ma, ma è, è, abbiamo visto splendide e o fior di conio, dipende da moneta a moneta, con qualità ideali. Benissimo, allora, allora, ci facciano sempre sapere, grazie, grazie. Sì, oh Giovanni, mi fa piacere che è in contatto con noi. Guardate che i papi, li, li vediamo assieme, tanto questo ve lo potete leggere, no? ve lo offriamo sulla scelta. Facciamo un piccolo ripasso, le sedi vacanti in queste nostre serie sono sempre accorpate, o prima o dopo entrano sempre, quindi non rimanete senza. Ma li ricordiamo? Abbiamo visto, eh? più 11, più 12 oggi non l'abbiamo presente, ma lo trattiamo quando possibile. Giovanni XXIII, eh? Paolo VI ne stiamo parlando adesso, Giovanni Paolo I, eh? Papa Luciani, avrà una monetazione, sarà dedicata a parte la sede vacante da Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo II fino all'avvento della lira, dell'euro, scusate, in questa collezione, in questa proposta, in, queste, in questo catalogo. Allora, eh, va bene, io lo faccio molto molto volentieri. Eh, allora, stiamo, Giovanni, non sono, guarda, sarebbe una collezione ideale, eh, ci sta dicendo, vorrei valutare, ne parliamo insieme. Ci mancherebbe, ho qualche disponibilità, quindi il poter valutare e vedere ciò che vi stiamo offrendo, grazie. Riprendo la mia moneta perché la voglio collocare in buon ordine all'interno delle nostre collezioni sfilino davanti a voi ancora queste monetazioni così giuste, così belle, definiamole tali, ma, ma definiamole tali perché realmente è così. Santi Pietro e Paolo. Ma anche il fanciullo in preghiera è di una commozione grandiosa, grandiosa. Quindi amici di Bergamo, Giovanni XXIII, gli amici di Brescia, Paolo VI. E non solo, eh, non è mica solo un obbligo territoriale o un invito territoriale a tre scelte. Non c'è monetazione in oro. Benissimo, allora grazie, grazie per le vostre. Eh, mi fa piacere. Grazie. Eh, dovrei ringraziare un po' di persone, ma anche per chi sta chiedendo da solo l'album, il catalogo del Città del Vaticano, eh, anche questo è possibile sceglierlo. Eh, prezzo al centralino: scusa, 25 euro, vero? Cristina, perfetto. E, e senza spese di spedizione, così non è bello dire quanto costa un regalo. Vedete cosa c'è in copertina? Il Cristo Re è quello del 29 di più 11. Allora andiamo in eh, altra direzione, o meglio ci muoviamo nuovamente a leggere, a vedere. C'era una richiesta sui due marenghi dell'unità di, ehm, d'Italia, quindi collo corto e collo lungo. Precedenza alle richieste, qualche chiamata disponibile, si stanno assolutamente assottigliando. E sono accanto a Pionono vediamo il collo corto e il collo lungo, Vittorio Emanuele II, prima e dopo l'Unità d'Italia, quindi prima ancora il Regno di Sardegna, il collo lungo con la leggenda in latino, a sinistra del vostro teleschermo, e il collo corto a destra del vostro teleschermo, Vittorio Emanuele II, questa volta in scritto in italiano, Regno d'Italia. Eh. Ehm, e Tutte e due vi permettono di ricevere il progetto in Marengo, il grande volume del Marengo, Al signor Dino e all'attenzione del attenzione signor Dino che ne ha fatto richiesta. Quindi ho qualche chiamata, però mi piace metterla proprio in prelazione. Su entrambe queste monete, per entrambe queste monete la richiesta è di 1230 euro. Signor Dino, diamo esattamente, io posso darle anche un riferimento singolo eh, di queste due monete, la somma è semplicemente poi la somma che costituisce la possibilità dell'insieme, 715 euro per la numero 16, cioè quella alla sinistra del suo teleschermo, per il marengo sinistra del suo e 515 a destra del teleschermo insieme sommando, ma eh, qui veramente rigorosissimi perché a trovarle li state pagando non aggiornate dei prezzi signori. E i prezzi aggiornati non sono in meno. E il denaro eh, di riferimento di borsa con quel valore fondamentale invece che è antiquariale, quindi è, beh, loro sì, Ci sono anche i denari di borsa stando nei stessi Marenghi, ma Qui c'è un valore antiquariale perché siamo all'unità d'Italia, siamo veramente il padre della patria e lo stesso re, no, guardate la differenza delle il tempo passa, è un po' più di canuzie magari, eh, o di calvizie, o di stempiature, nonostante il taglio della barba anche è differente. Alberto, si vede bene? Sì, 1230 euro per entrambi, 1230 euro per entrambi. Poi quello su cui non mi do pace, signori. Eh, grazie, il signor Dino. Ovviamente ci faccia sapere, ci dia informazioni. Eh, se ha piacere, se c'è qualcosa di non chiaro, no? se vuole, veramente l'invito li a confermarle, gli diamo una prelazione ancora. Ma no, va bene, abbiamo qualche chiamata disponibile. Quindi, però, signor Dino, non le perda, eh, non le perda. Le veda, se poi c'è qualcosa di non chiaro, magari dice: Ma vorrei sapere maggiormente un'informazione a voi relativamente a, a voler vedere i rovesci. Hai ragione, non abbiamo mostrato i rovesci, abbiamo i rovesci disponibili? di entrambe le monete e le andiamo a vedere qua immediatamente ce le abbiamo disponibili perché io le giro quindi le abbiamo assolutamente disponibili e quindi troveremo dice, ma sono uguali sono una in realtà non sono uguali se vi chiedo le differenze eh, potreste dire vediamo un po' fammi guardare bene non sono uguali le vediamo entrambe sul rovescio. Vedremo il collare dell'annunziata. Vedremo però Regno, eh, Regno d'Italia, giusto, Regno d'Italia e l'indicazione invece di tutti i titoli dei Savoia di parte di titoli di Savoia posto sul retro di quello del Regno Sardegna perché dovevano avere ricordare la loro autorità ormai dopo Napoleone si era rientrati già da alcune generazioni anche di imperatori, di re, meglio. Eccole qui. Grazie, un saluto, grazie e complimenti. La coppia, benissimo, grazie, molto bene. Volume del Marengo, progetto del Marengo, scrigno del Marengo, cioè in dono, eh, signor Dino, eh, altra possibilità, altra ulteriore chiamata, signori. Poi eh, andiamo un attimo a vedere, quindi teniamole mh, sempre all'attenzione del nostro pubblico, del nostro centralino, ritorniamo perché non mi do pace su quelli. allora non mi do letteralmente pace. Intanto, signori, mi raccomando, aiutatemi. Ogni tanto ci arrivano delle annotazioni, dei appunti, cioè ci arrivano anche diverse volte. Ma dicendo: Ma io, sai, volevo, aspettavo a vedere, sono rincasato tardi, sono rincasata tardi, volevo vedere cosa avevate su set. Alessandro, non sei tornato a farmelo rivedere. Oppure mi piaceva rivedere quella collezione di Papa Giovanni aspettavo tu tornassi non sei tornato a far rivedere ma signori aiutateci veramente a fare un po' la programmazione della trasmissione in corso perché siamo in diretta proprio per poter ritornare sulle vostre richieste no è più bello è più vero è più preciso se ci permettete perché quando uno poi dice sì ma chiamo vorrei rivedere non possiamo perché la risposta è in diretta ma non è in diretta la trasmissione noi siamo qua ci siamo allora, vediamole, vediamo Papa Francesco perché ad ogni costo, veramente ad ogni costo, abbiamo le monete più richieste in assoluto, che sono anche quelle che, essendo da 10 e da 20, così chiamate, 10-20 euro di valore facciale, hanno una maggiore possibilità per fare un regalo importante. È ovvio che gli 8000 mila euro di una, eh, una moneta è... Eh, diventa un po' più impegnativo come dono. Qui attenzione, farselo prima a se stessi, a una persona cara, anziché lasciare, dice ma guarda, ti lascio questi denari, vedano le monete d'oro 100% di qualità della città del Vaticano, le vedano. Ad esempio abbiamo limato, veramente limato, con la possibilità di scegliere tutti e due i battesimi a 990 euro i due anni successivi uscirà eh, ce ne sarà un altro successivo io faccio collezione dei 10 euro battesimo di Papa Francesco tutte e due ve le ho messi eh, ho tolto il valore nominale di uno e dell'altro cioè vi ho tolto i 10 più 10 perché dovrebbero essere 500 510 eh, non voglio fare ah, chissà quale grande bella figura dirà qualcuno ma eh, sapete che tutto è calibrato. è Tutto calibrato in Bolaffi. Per evitare bolle speculative, per essere coerenti con la realtà delle cose, per dare quel vantaggio che il nostro pubblico avrà nel momento della scelta, e quindi anziché 500-510 900, quindi, quindi arriviamo a 1010, 990 euro per questa che possiamo definire esclusiva TV, o con la possibilità di conferma singolarmente. Certo che è possibile, certo che i 100 euro al mese sono possibili. Allora diamo soltanto un attimo perché vogliamo farlo costantemente. Eh, il lunedì, almeno lunedì riusciamo, cioè riusciamo a farlo, ci imponiamo di farlo. I 4 minuti circa dei nostri quattro negozi eh? sono circa 4 minuti: sono andato 4-5 minuti. Quindi, anche perché il tempo è tiranno, ma eh, voglio veramente vogliamo dare eh, una visione dei nostri negozi. Eh, chi li ha visti magari che vede volentieri, chi è nostro cliente va nei nostri negozi vede con piacere anche coloro che sono all'interno, eh? quindi li abbiamo, 5 minuti sono 4 come tempo, 4 minuti perfetto, li andiamo a vedere tutti e quattro, Torino, Milano, Verona e Roma e torniamo subito in diretta perché abbiamo ancora eh, 20 minuti da pot per potervi accontentare sulle diverse richieste, grazie. Negozio Bolaffi di Torino, situato nella sua sede storica nel cuore della città, è pronto ad accogliervi per farvi conoscere l'affascinante mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Il personale del negozio vi attende con competenza e cortesia per offrirvi un'ampia scelta di ciò che non è semplicemente una passione, ma anche una concreta opportunità per diversificare i vostri risparmi. Bolaffi, dal 1890. Per noi la storia è un oggetto da collezione. Milano, vicinissimo al Teatro della Scala e Piazza Duomo, in pieno centro, è presente il negozio Bolaffi, azienda leader nel mondo filatelico e numismatico. Il negozio è punto di riferimento per gli appassionati collezionisti, ma anche per chi vuole scegliere un dono che si mantenga inalterato nel suo significato. Accolti dal consueto stile Bolaffi del suo personale, un mix di professionalità e cortesia, potrete conoscere le grandi potenzialità che questo collezionismo offre e scoprire l'opportunità di scelte che sono il valore del tempo nel tempo. Bolaffi, dal 1890 quando la storia è un oggetto da collezione. Il negozio Bolaffi di via Condotti nel cuore di Roma vi attende con la consueta competenza e cortesia del suo personale. Per farvi conoscere il piacere e la passione del collezionismo filatelico e numismatico. Questo incontro, per molti, sarà la possibilità di ampliare e perfezionare la propria collezione. Per altri, l'occasione di scoprire il fascino della storia testimoniata da valori durevoli nel tempo. Per tutti, la possibilità di trovare un regalo da donare che mantenga quella solidità che origina nel passato. Vive il presente e si estende come certezza nel futuro. Bolaffi, dal 1890, è il piacere di offrirvi la storia in un oggetto da collezione. Nella romantica città di Verona, a pochi passi dall'arena e dalla casa di Giulietta, si trova il nuovo negozio Bolaffi, situato in un prestigioso palazzo d'epoca. Il personale del negozio vi attende con professionalità e cortesia per farvi scoprire il piacere e la passione del collezionismo di monete e francobolli. Un viaggio nel tempo, ma anche nell'attualità per chi cerca un regalo durevole o un vero e proprio bene che mantenga il proprio valore nell'imprevedibile volatilità dei nostri tempi. Bolaffi, dal 1890, per noi la storia. È un oggetto da collezione. Eccoci signori. Allora lo sapevo, lo sapevo. Ti prego, in quella direzione. Ti prego, in quella direzione. Potete venire a ritirare anche i nostri negozi. Verona, ad esempio. Eh? Un saluto al telespettatore che intanto è entrato a scegliere quella bella serie di Papa Giovanni. La moneta d'oro. Eh. La mon moneta d'oro, signor Federico, quella non la lasci, ok? Dice ma sì, però il budget, è... quella è da prendere. La tiratura, la quantità, ce l'hai disponibile Enrico, il nostro regista della moneta di Papa Giovanni, eh, quella che tra l'altro non si vedeva bene, c'è una rifrazione sulla sua superficie che non si fa apprezzare, ma la veda di persona, signor Federico, la veda assolutamente di persona. Voglio proprio mostrarvi, anzi diamo insieme a leggere perché ehm, non vi nascondo che esa ricordare esattamente eh, la tiratura dei 100 lire, l'unica moneta d'oro di Giovanni XXIII, non, anche se è facile ricordarlo perché è un numero tondo, ne sono stati fatti soltanto, emessi soltanto 3.000 esemplari, 100 lire stemma di Giovanni XXIII. 3.000 esemplari da tiratura, unico anno di emissione 1959, primo anno, eh? Quindi la proposta, certo che la andiamo a ricordare, eh, ovviamente, è la numero 39 con un 95% di qualità. 95% di qualità è veramente elevatissima. È grandiosa. Poi stavo dicendo, mi immaginavo perché torniamo a Papa Francesco e la mia insistenza vuole essere, non dico di qui fine trasmissione, ma eh, c'è un, un ascolto proprio legato a questo tipo di attenzione, e come tale e mi spiace poi perdere, anche perché non è quotidiana la possibilità di presentazione di queste monete. La più recente è il 2015 ed è quella a cui abbiamo aperto tra l'altro recentemente, quindi abbiamo difeso qualche, possib difeso, abbiamo qualche possibilità, ma queste, già stanno, queste le stiamo già cercando nel prezzo giusto, corretto, sul mercato non di prima mano, eh? attenzione con prezzo corretto e con possibilità elevate, ma anche abbiamo dato fondo anche nostro, al nostro cavo legato a queste monete. Allora le vediamo in rassegna, perché prima ho fatto gli abbinamenti ma a qualcuno non è risultato così chiaro, chiedo scusa, eh, eh, magari chi ci segue da minor tempo. Allora intanto ricordiamo che queste sono le monete ufficiali emesse dalla Città del Vaticano sotto il pontificato di un papa così acclamato come il nostro Papa Francesco. Eh. Passatemi il termine nostro. Le tirature sono contenutissime, 4.000 esemplari. Eh, dipende ovviamente da tipo a tipo, ma eh, le possiamo enunciare uno, una per l'altra. Eh? 4.000 esemplari, il 2013, ad esempio, il 20, 917 millesimi il titolo del loro 2.400 esemplari, proprio questa. Eh? 2.400 esemplari, proprio questa che adesso andremo a inquadrare, che è quella legata ai papi del Rinascimento che Giulio II, i papi del Rinascimento, la vediamo, questa attenzione è il, lo stemma di Papa Francesco, ma è bellissima. Giulio II, figura eh, importante Giulio II, del 2013 come missione, 100% di qualità. Mille euro. Eccola, quindi, nel, nel tema Miserando atque e eh? Il, ciò che troviamo era il Papa Terribile Giulio II, il Papa Guerriero, figura ambiziosa: eh beh, perché rappresentato però? Beh, indubbiamente eh, il patrocinio delle arti e della letteratura. Michelangelo, Raffaello, eh? Eh. quindi abbiamo una figura comunque di riferimento in questo contesto. 1350 euro. Andiamo a vedere la successiva, le passiamo in rassegna quando mancano 15 minuti. Quindi, spazio, c'è cioè spazio, voglio esaudire le vostre diverse richieste. Mi tieni sempre in memoria quel Pio Nono perché quella non, ha, non va persa. Quel Pio Nono non va perso. Invece, stiamo vedendo: ecco, questa è in memoria, poi la vediamo anche all'ultimo. Stiamo vedendo Papa Francesco il battesimo. Siamo, mi dai anche il rovescio di questa moneta, ti prego. Siamo nel 2014. Come, come la potrò ricevere? Siamo nel 2014. A 510 euro, 510 euro, allora vi faccio vedere come la potrete ricevere. Intanto col suo splendido certificato di qualità, Bolaffi, che ci segnala quell'importante 100%. 100% di qualità. Eccolo qui. fior di conio allora quando la vedrete a 3000 euro signori quando la vedrete a 3000 euro qualcuno dirà mi ricordo e non si tratta di pensare quando ero piccolino e io adesso ho 100 anni no? cioè, quando la vedrete a cifre adeguate corrette e giuste allora vi ricorderete forse la mia insistenza a scegliere tutti e due i battesimi, tutti e due i 10 euro del 2014 e del 2015, tutte e due. Intanto 510 euro adesso. Possibile che a 9,90, non, non ci credo. Vi sto dando, mi sto sto rischiando perché stare sotto veramente un 100% sotto il valore. Di, eh, seppur li mando, eh, non la moneta, ovvio, un fior di conio, ma ci mancherebbe. Ma, ma andando veramente a dare un presente in più, arrivare. Allora, come posso consegnarla? Guardate, i due dieci sono qui. La capsula all'interno un attimo eh, viene collocata in questo modo. Voilà, eh, viene a vederla. Si chiude, il suo certificato è qui presente. C'è un certificato interno, c'è la moneta interna, grandioso, grandioso. Andiamo a vedere l'altra. 500 euro per il battesimo del 2015. Ne abbiamo confermata una la scorsa, la scorsa settimana. Non abbiamo avuto più disponibilità, ne abbiamo una oggi, non 100, non 10, una oggi. Ne avremo una fra un mese? Benissimo. Potremo mantenere la richiesta di 500 euro? E chi può dirlo? Il volto di Cristo e il volto di Francesco. Guardate, eh? Guardate un po' se non è profetica questa visione. Guardate un po' se non è profetica questa visione. Il numero da confermare, beh basta che dite Papa Francesco, ma comunque il numero di riferimento per questo battesimo. Quello del 2015 a 500 euro e il numero 44. Eh, vedete 44, il numero dell'otto, Vaticano, Città del Vaticano, Papa Francesco, 10 euro battesimo del 2015. Custa per qualità, 100%, cioè fior di conio, oro, il metallo, 917 millesimi, il nobile metallo, fondo specchio, quindi veramente il massimo, il massimo a 500 euro numero 44 e abbiamo una sola chiamata Quindi le altre, le altre, viaggiamo sulle altre, abbiamo già visto. L'altra è molto bella, è anche Michelangelo, eh? è anche bella, ma sì, diciamo proprio bella, ma a tutti gli effetti, è lo splendido Michelangelo. Allora, Alessandro, c'è una conferma sì. dal signor Luca che chiama. Saluto. Venezia, sì. per il Venezia. Grazie. Ah, grazie, sì, 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 benissimo. Provincia di Venezia, molto bene. Eh, molto bene, allora, eh, numero 40, d'accordo, quella 565 erano, ricordiamo. 66 eh, Hanno ragione di cui 10 in argento eh, hanno, hanno approfittato bene. 565 euro 66 monete di Paolo VI a 565 euro. 5,65 Cosa celebra questa importante moneta? Ma celebra ovviamente, è riferimento al 1564, quindi si portano delle importanti commemorazioni, importanti riferimenti allo splendore dell'arte. Illuminata, eh? illuminata. Pensate, eh? la pietà di Michelangelo, pazzesco! Tra l'altro, su queste monete, signori, dobbiamo eh, dire, raccontare la forza e lo sforzo. Di riuscire a, ad avere questa. mantenere questo prezzo così saldo. Ormai vengono, vengono scambiate tra i collezionisti, vengono scelte a livelli. nell'autenticità. Attenzione della proposta, attenzione, diffidare eh, dalle, dal fai da te, attenzione. Cioè, ma io non ho vista una. C'era? Dove l'hai vista? È accreditato il luogo? È un luogo giusto? È uno scambio fra persone, ma di che genere? Mi raccomando signori, noi ne vediamo ogni giorno. Ogni giorno, quando poi ci ma senti, io lo faccio vedere a Bolaffi. Eh? Ogni giorno ne vediamo. io no, no, certo, assolutamente eh, per l'insistenza è data ci sono dei momenti dove legati anche al corso della giornata dove c'è Uh, se ne presenta uno arrivano in tre chiamate sono i momenti dove dici guarda sto riflettendo, sto riflettendo ma le segnalazioni che sono giunte su Pio Nono, che forse sono più o meno equivalenti anche ai battesimi fermo restando le belle conferme sulle collezioni la collezione è chiaro che diventa eh, 66 monete non è solo un fatto di, di quantità eh. ma assolutamente però certamente è un po' più Palpabile. Ma quel marengo eh, a meno di 1000 euro, 40% qualità del primo anno di emissione del 1866, quando il Papa abdica letteralmente alla lira, una frase che utilizziamo nel capitolo a lui dedicato di questo album che vi stiamo offrendo, di questo volume, di questo scrigno, di queste cartellette per le autentiche, per i certificati di qualità e per i certificati di autenticità. E allora ricompaia ancora una volta in memore, eh? No, questo poi stasera si collegheranno e diciamo, ma guarda, mi è venuto in mente, lo vorrei vedere. e arrivate in due stasera o adesso. Eh? Ci mancherebbe stasera o adesso, e allora la mia insistenza è proprio data dal fatto di a meno di 1000 euro. Io questa, questa veramente ricordate, ricorderete quando vedrete un marengo. Certo, può esserci qualità più elevata. Da noi non è che. Si rispetta. Ma la qualità più elevata, che è una bellissima cosa, ha anche quella giustissima qualità media, come in questo caso stiamo valutando che è il 40%, che non è un valore. Lo so che la parola media dovrebbe essere tutto, guarda questo marengo incredibile, il più bello di tutti. Poi una volta che viene venduto quello dopo sarà il più bello di tutti, no? Tanto la gente dimentica. Ecco, noi non crediamo questo. Ma anche se dimenticasse c'è una nostra etica che non ci fa dire o pensare delle parole sbagliate. Scusate, eh, ma prendiamoci i nostri meriti. Non ce lo fa pensare. E di conseguenza, e di conseguenza siamo qui proprio a mostrarvi, eccolo qua, questa importanza, perché questa è una grande moneta, signori. È una grande moneta. Anno 1866, riesce a fare, bravo bravo Enrico. Per chi dice, ma sai io vorrei la più bella qualità, 90% se mai esistesse, però non ho voglia, eh, eh, la vorrei, però non ho voglia di eh, spendere, ad esempio, 3.000 2.500 euro o 2.300 euro 985 numero 37 985 numero 37 il no questo album ve lo diamo questo volume ve lo diamo volume Album lo diventa grazie allo scrigno che contiene e che può contenere i marenghi, signori. Non fate come capita alcune volte eh, che si giunge a quelle telefonate che all'ultimo istante fanno dire a chiusura sulla sigla, perché adesso saremo assieme per mezz'ora ma con un dossier dedicato ai papi, quindi oggi è veramente la giornata eh, celebrativa, si vede che ci ha influenzato la festa, qualche festa, della mamma, vai. Eh. Allora, eh, di ieri, allora, tutto ciò che stiamo vedendo, tutto ciò che vogliamo offrirvi, tutto ciò che ci interessa mostrarvi al meglio, di ciò che può essere la qualità di scelta, è qua sul tavolo. E non mi arrivate sulla sigla di chiusura, poi ci guarda, in effetti insisto tanto, eh, però mi manca quell'immagine. Adesso che non la vedo più, dico ma forse quella bella moneta d'oro che la storia ci consegna in quelle belle condizioni, quella moneta d'oro, quel marengo, l'unico marengo dello Stato pontificio, aveva qualcosa in più di altri o non meno di altri, quindi giusto poterlo inserire nella nostra collezione. Giusto poterlo inserire in questa, appunto in questa collezione. Guardate, quando, quando si dirà... Eh, ma una sola chiamata, vedi, però non ti è arrivata subito. Eh, sì, sapete poi il giorno dopo come stiamo a rimbalzare da una parte all'altra o la serata stessa dicendo ecco adesso sono scusate il termini sono entrati adesso. No? Il wake up, eh? sveglia, ma nel senso di pronto, eh? non nel senso di eh, non siete svegli o meno, ci mancherebbe. Però adesso, a 9.85, l'altro momento 1100 e passa. Va bene, da confermare assolutamente, assolutamente. Sì, grazie anche e eh, ci credo. E eh, ci credo. Allora, grazie per la prenotazione del Moneta che non è presente adesso di Papa Francesco, ma che abbiamo disponibile in cavò quindi... Il nostro carissimo eh, telespettatore che ha scelto un valore mancante alla sua collezione, l'abbiamo, non l'abbiamo portata oggi, ma la nostra Cristina ha segnato ovviamente tutto. Ricordino che su Papa Francesco ci sono anche delle monetazioni più alte, eh, eh, quindi mh, sempre su quantità limitate, la collezione è possibilissima. Tra l'altro dal 2013. Sono gli anni, non è che sono per scegliere Papa Francesco, devo arrivare chissà quanti, speriamo, no? anno dopo anno vedremo le missioni. Il più a lungo possibile, speriamo, questa collezione duri come acquisizione. Ma intanto, 2013, gli anni sono 2013, 2014, 2015, che stiamo vedendo e che vi stiamo invitando a scegliere col battesimo, con Michelangelo, eh, con, eh, con, con questo importante. Eh, realtà proprio legata ai papi del rinascimento Giulio II, eh, appunto o l'altro battesimo del 2014 o del 2015. Ancora una volta un invito. Ancora una volta una possibilità nel seguirci nelle nostre tre ore successive con Elena e con Lorenzo, nella mezz'ora adesso di dossier dedicata alla storia della monetazione dei papi. E ovviamente siamo qua, pronti a servirvi fino a mezzanotte. Io riposerò un po' la voce almeno da questo lato e, sarò, e lascerò in ottime mani no? nella classica trasmissione della, della bella numismatica del lunedì sera. Un grazie da parte mia, intanto a Alberto, che ci seguirà anche dopo. Un grazie a Enrico, che ci seguirà successivamente in regia. Sempre a nostra Cristina e sempre in vostra compagnia, speriamo numerosi come avete fatto finora, anche questa sera, come ogni lunedì sera. Dalessandro Gea, una breve sigla e poi attenzione, se volete piacere di stare a venire con noi in questa mezz'ora, fatelo perché si parlerà ancora di Papi. Grazie, a tra pochissimo.